Una celebre frase di John Belushi nel film Animal House di John Landis declamava che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, concetto che calza a pennello con quanto fatto dall'Adriatica Presteramo nella settimana appena trascorsa. Nel giro di 4 giorni, infatti, i biancorossi hanno vinto i 2 scontri diretti, rispettivamente con Catanzaro in trasferta e con Porto Sant'Elpidio tra le mura amiche del Palas Capriano, chiudendo praticamente il discorso, salvo cataclismi, per quanto riguarda l'argomento play-out. 2-0 con i calabresi, scontro diretto a favore con gli elpidienzi vista la differenza canestri ribaltata. La reazione quindi c'è stata dopo la brutta sconfitta con Senigallia e adesso, dopo il successo contro Porto Sant'Elpidio per 69-57, la classifica è decisamente più serena per i ragazzi di coach Domizioli. Certo, la salvezza diretta dista ancora a 4 punti, ma non è un divario impossibile, tenendo conto che nel mirino ci sono i cugini del Giulianova, in piena crisi di identità e di risultati, con 5 sconfitte consecutive. Analizzando la partita contro Porto Sant'Elpidio, il Teramo ha vinto e convinto, tenendo conto del fatto che ha dovuto fare a meno degli infortunati Marsili e Fabi, 2 quinti dello starting five. Nonostante queste assenze, la reazione dei biancorossi è stata una reazione da squadra unita e con una grande forza mentale. Sebrek è un talento cristallino dal grandissimo potenziale. Aromando, MVP del match, ha letteralmente dominato con un irreale doppia-doppia da 20 punti e 18 rimbalzi. Costa sta diventando sempre di più il leader silenzioso della squadra, dettando i tempi come un vero e proprio metronomo. Il capitano La Gioia ha sfoderato la solita prestazione tutto cuore e l'altro nuovo acquisto, Juan Carlos Canelo, ha fatto una partita molto concreta sui due lati del campo. Escluso un primo quarto equilibrato ed una normale flessione nella terza frazione dovuta alle rotazioni ridotte, l'Adriatica Press ha sempre avuto il pallino del gioco grazie ad una difesa arcigna e un attacco che nelle ultime partite si sta dimostrando sempre più fluido. Adesso ci sarà il turno di riposo forzato, ideale per recuperare gli infortunati e preparare al meglio il prossimo match contro Bisceglie. Con questa mentalità il Teramo può davvero crederci e giocarsi le sue carte fino alla fine.